Amici di Armi e Tiro, siamo in diretta dalla Fiera It Show di Vicenza, edizione 2019, con due delle novità più interessanti che il distributore italiano Bignami di Ora, in provincia di Bolzano, ha portato alla fiera. Si tratta di due armi agli antipodi. Una è un'arma per l'attività sportiva, l'altra è un revolver ultracompatto per la difesa personale. La pistola per l'attività sportiva è la nuova Walther Q5 Match in edizione SF. Che cosa significa? Significa che rispetto alla serie PPQ della Walther, questa è la prima della serie ad avere un fusto che invece di essere polimerico è completamente in acciaio. Come si può notare, è un fusto di tipo lungo, quindi con il dust cover che arriva fino alla volata, l'elsa è di tipo maggiorato e l'ergonomia è particolarmente studiata per favorire il tiro agonistico, soprattutto nelle specialità del tiro action. Minigonna svasata, lo scatto è accuratizzato, come denunciato dalla sua anodizzazione in color blu brillante. Si tratta di una vera e propria racer, veramente straordinaria per la qualità, che non mancherà di affascinare gli appassionati. L'altro invece è il revolver Smith & Wesson Bodyguard, che ha, rispetto ai revolver tradizionali della Smith & Wesson come il Chiefs Special, una innovazione non indifferente, che è quella di avere il fusto che è parzialmente in lega leggera e parzialmente polimerico, quindi l'arma è ancora più leggera e ancora più portabile. Un'ulteriore concessione alla modernità, anzi al futuro, è rappresentato dal laser Crimson Trace, che è permanentemente integrato all'arma. Quindi si preme il pulsante e proietta un raggio laser che agevola il puntamento e lo rende ancora più istintivo. Ovviamente ci sono anche le mire tradizionali. La cosa interessante è che la struttura innovativa di questo tipo di arma, parzialmente polimerica, ha creato la necessità di modificare l'impostazione dell'apertura del tamburo, che non ha più il pulsante laterale tradizionale di Smith & Wesson, ma ha un pulsante superiore. Questo significa che il tamburo si bascula ovviamente solo sul lato sinistro, ma l'azionamento è diventato ambidestro. Le guancette sono polimeriche, grippanti e sono in grado di assorbire parzialmente il rinculo. Il calibro è il 38 Special, anche più P. Amici di Armi e Tiro, siamo sempre in diretta dalla Fiera di Vicenza Hit Show edizione 2019 e siamo sempre allo stand della Bignami di Ora. Tra le nostre mani c'è la carabina Ruger Precision Rifle, che ormai dovrebbe essere piuttosto nota agli appassionati, visto che sono un paio di anni che è disponibile nel nostro mercato, ma quest'anno è disponibile la versione aggiornata, che si chiama sempre Ruger Precision Rifle, ma è stata ammodernata in alcuni dettagli per essere ancora più al passo con i tempi e ancora più accattivante. Le modifiche principali si concentrano sul design della stina, che oltre a essere ancora più accattivante esteticamente, ha praticamente delle interfacce per il montaggio degli accessori che sono a standard M-Lock anziché K-Mod come erano le originali. È stato rifinito e rimodernato anche il freno di bocca, ancora più efficiente, e infine è stato modificato il prolungamento dell'otturatore, che scorre in parte all'interno della calciatura, che non è più in polimero bensì è in lega leggera. L'aumento di peso complessivo a causa di queste modifiche è di circa 100 grammi, che rendono ancora più stabile questa piattaforma ideale per il tiro a lunga distanza. Sempre per il tiro a lunga distanza, la Bignami di Ora distribuisce un innovativo attacco per ottica della Varn. Si tratta di un produttore statunitense, leader di settore, che produce attacchi innovativi con caratteristiche estremamente interessanti. Questo in particolare garantisce una stabilità granitica, in quanto ha ben 4 viti di fissaggio che abbracciano come una morsa la slitta Picatinny. E come si può notare, uno dei suoi vantaggi è quello della massima modularità. Quindi consente di applicare tutta una serie di accessori, come possono essere un porta red dot ausiliario, oppure un porta bolla che può essere fatta rientrare, e addirittura un porta tabella di tiro. Tutti questi accessori possono essere montati su varie posizioni applicando
gli attacchi convenientemente a seconda delle esigenze.